Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories perché nella scorsa puntata, che mi sono accorto tra l'altro, mi sono accorto appunto che è venuta abbastanza lunga e di questo tra virgolette mi dispiace, anche se in realtà ci sta perché era tutta un'introduzione che ho fatto al gioco e a tutto quello che appunto era il meccanismo di gioco, e quindi magari che sia un po' più lunga ci può stare. Cercherò di farle un po' più corte le puntate di per sé per evitare appunto di farle venire troppo lunghe. Comunque, senza perdere ulteriore tempo, usciamo dal negozio perché oggi continueremo per l'appunto la nostra avventura. Dobbiamo affrontare Giono e poi successivamente affrontare per la prima volta Seto. Giono e Seto sono due avversari che sono abbastanza interessanti da sconfiggere, perché Giono possiede addirittura una carta veramente forte, ovvero il Drago Nero Occhi Rossi. È possibile ottenerla successivamente dalla sua seconda forma, che per l'appunto avrà delle carte un po' più forti, ma questo poi ve lo spiegherò dopo. E quindi dobbiamo stare attenti perché potrebbe addirittura pescare la carta la carta del Drago Nero Occhi Rossi, e potrebbe effettivamente essere un problema. Ecco, qua mi sa che ho fatto la prima cagata perché adesso non si uniscono. Ecco. Mettiamolo in difesa. Non mi ricordavo si unissero quelle due. Vedete, anche io ancora ho un po' di lacune. Anche io ho ancora un po' di lacune. Però va bene, ci sta alla fine. Penso che sia del tutto legittimo. Allora, loro dovrebbero unirsi e fare sabbia mistica. Ah no, uscioni anche loro. Ah, mi ricordavo sabbia mistica invece. Allora, dato che tu ti sei messo in difesa. Infatti, bricco il trucco. Allora, vi stavo dicendo appunto che lui possiede già in questa sua prima forma la carta di Drago Nero Occhi Rossi. Però la si può vincere soltanto nella sua seconda forma, perché i personaggi si evolveranno. Man mano che andremo avanti nella storia, i personaggi avranno delle nuove carte, saranno più forti e quindi possono metterci più in difficoltà in base appunto alle carte che pescano. Saranno comunque delle carte di livello intermedio, fino addirittura ad arrivare a personaggi che avranno delle carte fortissime sempre e comunque, e che quindi ci permetteranno di incrementare il nostro malloppo dal punto di vista sia delle carte che possiamo vincere, che ovviamente diventeranno di più, e sia dalle carte che ovviamente dobbiamo utilizzare per sconfiggerli, che devono assolutamente essere più forti. Allora, io vorrei fare questo tipo no, di combo. Anche se ho paura che i primi due, infatti, si uniscano. Me la immaginavo una cosa del genere, però non mi interessa alla fine. Per il momento sto semplicemente andando avanti con la storia. Non sto tentando di farmare carte o non sto tentando di modificare, come vi ho detto precedentemente, l'RNG per ottenere le carte che mi interessano. Quella è una cosa che faremo successivamente, che faremo a breve, tra l'altro. Però per il momento va bene così. Hurricane dovrebbe essere tuono, se non sbaglio. E quindi già è buono. Benissimo, affrontiamo Seto. Spero di non fare nessun game over, a dire la verità. Mi darebbe un po' fastidio. Mi darebbe fastidio fare game over. Ah no, è incantatore anche Hurricane. Va bene, allora niente, non lo teniamo per ora. Cerco il più delle volte carte di tipo drago e carte di tipo tuono. Però ne sto vedendo veramente, veramente poche. Allora, cominciamo subito col mettere il piede sull'acceleratore. Seto possiede in questa fase una sola carta di Drago Bianco Occhi Blu. Non è detto che la giochi, perché non è detto che la giochi, però potrebbe farlo. Per cui bisogna fare attenzione.
Ecco, vedete? Lui possiede comunque delle carte non indifferenti, eh? 1.700 con 1.000, sono tanta roba. Io fortunatamente ho avuto sabbia mistica, perché altrimenti mi avrebbe fatto assolutamente male. Carta di tipo sole. Quella poteva essere, ad esempio, il drago bianco e chi blu. Perché appunto il drago bianco e chi blu ha la caratteristica del sole. Ok, facciamo così, facciamo un po' di piazza pulita. Mago del disco. Vedete, poi possiede anche comunque delle carte molto più deboli rispetto alle classiche, anzi alle carte che abbiamo visto precedentemente. Quindi un 1.700 in attacco, che comunque è tanta roba. Il fatto che lo stiamo battendo così non è male, non è male. Sì, qua sto facendo spazio. Qui voglio andare sul sicuro perché, vabbè, a parte che Ginzo è veramente debole. E qui facciamo un attacco preciso, preciso per vincere. E abbiamo battuto anche Seto. Adesso andremo avanti con la storia perché dovremo Schelangelo. Vabbè, non è una carta che mi interessa, però andiamo avanti perché adesso finalmente arriveremo in un punto della trama che mi interessa particolarmente. Esatto, ora capisco, per oggi è tutto. Per ora addio. E abbiamo sconfitto Seto. Ok, adesso potremmo o continuare a giocare per ottenere delle altre carte con tutti i duellanti che abbiamo fatto l'altra volta, ma io per il momento esco, perché voglio andare avanti con la trama e voglio sbloccare un evento in particolare. Oggi questa puntata già sarà decisamente interessante, ve lo posso assicurare, anche se la faccio durare un pochino di più, ma vi posso assicurare che sarà davvero interessante. Era ora, perfetto, sbrigati nella tua stanza. Se l'avessimo fatto, scusate, se l'avessimo fatto subito dopo averlo sconfitto, avrebbe fatto la stessa scena, per cui è importantissimo non ritornare al palazzo del faraone prima di aver finito tutti i combattimenti e aver sbloccato tutti i primi personaggi. E da questo momento continua la storia. Questa è l'immagine che appunto fa continuare la storia. Siamo nei guai. Il mago Eshin e i suoi uomini hanno uno strano potere e stanno occupando tutto il palazzo. Eccolo qua. Il potere dell'oscurità. Vi posso assicurare che Eshin è un vero muso duro. Esatto, Seto praticamente in combutta con Eshin. Quindi anche minacce, rifiuti ovviamente. Eccolo qui.
Prendilo e scappa. Corri. E adesso affronteremo niente proprio di meno che Isshin. Eh già. Tecnicamente si potrebbe sconfiggere se avessimo le carte giuste. Perché si potrebbe sconfiggere anche nella storia, solo che sconfiggerlo nella storia e sconfiggerlo successivamente diventa molto più facile. Adesso capirete il perché. Proviamo a sconfiggerlo, vi faccio vedere che cosa succede. Schelangelo è, se non sbaglio, non è male Schelangelo. Può essermi utile, può essermi utile in alcune fusioni, per cui va bene. Levo la mano del mistero che tanto non mi serve. E cominciamo il duello. Innanzitutto possiamo notare che il campo sarà in automatico settato su oscurità e tutti i suoi mostri sono incentrati per l'appunto sul potere oscuro, quindi sono molto più forti del normale. Cominciamo così, giusto per farvi vedere di che cosa stiamo parlando. Tecnicamente il gioco ci mette in una posizione tale da non poterlo sconfiggere, ragazzi. Ecco, questa è una delle carte che dovremo assolutamente ottenere, ovvero il Drago Nero Meteora. 3500 d'attacco, bisogna dire che non è assolutamente male. Ma sì, facciamo così, tanto... Il mio scopo principale è quello di perdere tecnicamente, perché qua devi assolutamente perdere, non puoi permetterti di vincere. È materialmente impossibile, anche se, ripeto, si può fare, si può fare. Però sconfiggerlo in storia vi dirà la frase che vi dirà per l'appunto che è tutta fatica sprecata e si ricomincerà a duellare. Quindi non si concluderà assolutamente nulla. Ma sì, facciamo così giusto per... Ripeto, materialmente impossibile. Addirittura Megamorph? Addirittura lo porta a 4.500. Megamorph, tecnicamente la sua regola di base è che se i nostri life points sono minori di quello dell'avversario, aumenta del doppio l'attacco e la difesa del mostro selezionato. Qui invece Megamorph praticamente dà 1.000 punti di attacco e 1.000 punti di difesa a prescindere. Perfetto, abbiamo perso, però questo non è un game over, perché appunto come doveva andare la storia. Spacchi il puzzle. Qui dobbiamo assolutamente spaccare il puzzle. Perfetto. Adesso abbiamo ottenuto quello che ci interessa. Ok, e quindi adesso la storia si sposta, esattamente, si sposta su Yugi. Adesso impersonificheremo Yugi, perché parteciperemo appunto al torneo di Duel Monsters.
Ovviamente ci saranno i personaggi come Joy e tutti quanti gli altri che dovremmo sconfiggere. Perché la storia ci dirà di fare questo per un motivo preciso, ma ovviamente lo vedremo man mano che giocheremo. Al momento non continueremo la storia, perché tenteremo adesso insieme, tenteremo di modificare quello che è per l'appunto l'RNG. Vi ho fatto il discorso a inizio gioco, dove era possibile modificare l'RNG e dove era possibile comunque ottenere determinati tipi di carte. Adesso non faremo altro che per l'appunto tentare il miracolo così. Nel frattempo nella storia stiamo semplicemente vedendo Seto Kaiba che sta sponsorizzando il torneo, che sta praticamente dicendo che lui è il migliore, eccetera eccetera, le solite cose da Seto Kaiba. Lavoro part time in questo negozio, perfetto, che cosa vuoi fare? A questo punto salviamo, che è la cosa fondamentale da fare, benissimo, e torniamo ai titoli. Perché torniamo ai titoli? Innanzitutto vi faccio vedere quello che siamo riusciti ad ottenere. Questo è il menu dopo aver caricato la nostra partita. Possiamo costruire il mazzo, possiamo andare sulla cartoteca, ovvero per vedere tutte le carte del gioco, utilizzare le password, come vi ho detto nella scorsa puntata, per ottenere determinati tipi di carta, oppure affrontare i duelli liberi. Come potete vedere, nei duelli liberi adesso abbiamo diversi avversari. Questi ci servono per farmarci non solo le stelle, che si ottengono a fine duello, se voi vedete il risultato vi dà anche delle stelle, benissimo. Quelle stelle servono per essere scambiate con le password. Ma adesso qui possiamo addirittura affrontare i personaggi del gioco. Vedete, noi abbiamo sbloccato praticamente tutti i primi personaggi. Simon Muran, Tiana, Giono, il paesano, eccetera eccetera. Se non li avessimo affrontati in duello non li avremmo sbloccati. Ecco perché vi ho detto che era importante sbloccarli tutti quanti in una volta e comunque tentare di sconfiggerli e appunto averli qui, perché questo ci darà la possibilità di poter farmare le stelle e le carte. Un duellante che avremo fin dall'inizio è il maestro di duelli Kay, che praticamente utilizzerà sempre e comunque il vostro stesso deck. Quindi se voi volete provare un deck in particolare, se volete vedere come viene giocato in maniera diversa dal solito, affrontate il maestro di duelli Kay e vi farà vedere appunto tutte le meccaniche del vostro gioco. Noi quello che dovremo fare invece è affrontare Eishin. Ma cosa dobbiamo fare per affrontare Eishin? Allora, Eishin possiede delle carte in particolare, ovvero il Drago Nero Meteora, quel famosissimo Drago Nero Meteora che abbiamo visto usato contro di noi, che ha ben 3500 punti d'attacco. Ebbene, lui ha la possibilità di poterlo droppare, e per poterlo droppare in una maniera quasi certa dobbiamo modificare l'RNG. Per cui, che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto bisogna assolutamente riavviare il tutto. Per cui usciamo dalla nostra emulazione e riavviamo il tutto. Sperando che funzioni. Ok, perfetto. Non so se nell'emulatore mi riesce come nella PlayStation, perché purtroppo sono due cose assolutamente diverse. Spero di sì, perché comunque i file di gioco sono praticamente gli stessi, però non lo so, vedremo. Carichiamo subito la partita. Duello libero. Eishin immediatamente. Ed entriamo. Avete visto, ho fatto quella sorta di manipolazione? Bene. Ora il problema è affrontare Eishin. Eishin abbiamo visto che ha delle carte eccezionali e noi dovremo assolutamente sconfiggerlo. Io purtroppo il Drago Tuono Bicefalo non riesco a farlo.
Quindi diciamo che il problema principale sarà quello. Bello. In base alla carta che gioco adesso, io so se già il trucco dell'RNG ha funzionato. Ha messo, mi sa, il muro del labirinto, che ha ben 3000 di difesa. Quindi. Ok, se non l'ha stappata vuol dire che è una carta trappola. Allora, vi faccio vedere il muro del labirinto. Ah no, l'ombra del muro ha messo, ok. Che ha 1600 d'attacco, tra l'altro. Non mi dire che ne ha messa un'altra, non ci credo. Cioè, che manipolazione ho ottenuto? Neanche una fusione utile, tra l'altro. Ne ha messa un altro assurdo. Comunque, questa non è la strategia giusta per affrontare Isshin. Ecco, qui adesso comincia. Oh, ha messo Zora Lemo. E già, tecnicamente. Qua con Dracotuono Bicefalo sarei riuscito tranquillamente a farcela. Ecco perché vi ho detto che Dracotuono Bicefalo qui è praticamente l'asso nella manica. Allora, utilizziamo un buco nero. Vedete, erano due carte trappola che molto probabilmente erano buco trappola acida, una cosa del genere. Ecco, Dracotuono Bicefalo. Anche lui lo possiede. E abbiamo perso. Ovviamente questa era una dimostrazione per farvi vedere come si può manipolare l'RNG. Io in questo caso avevo ottenuto una buona manipolazione, perché il fatto che lui non avesse schierato subito le carte con un alto potenziale d'attacco mi avrebbero permesso di poter giocare. Avete visto? Non mi ha sconfitto ancora. Quindi queste sono cose che dobbiamo sottolineare. Ovviamente non abbiamo la minima possibilità di poter vincere, per cui per il momento possiamo semplicemente perdere. E quello che dovrò fare adesso è appunto ottenere le carte tuono e le carte drago migliori per poter appunto effettuare il Dragotuono Bicefalo. Una volta fatta quello, vi farò vedere come sconfiggere Eshin e ottenere per l'appunto il Drago Nero Meteora, che ci darà veramente una mano eccezionale. Per cui, per il momento penso possa essere tutto. Io mi metterò a farmare e mi metterò appunto a
sconfiggere gli altri paesani, soprattutto lui, quello infame, per ottenere le carte migliori. Quindi direi che per il momento è tutto, io vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.